Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Cristiano, ho 47 anni, sono sposato con mia moglie Monica, abbiamo due figli, Irene di 18 anni e Matteo di 15. E qui nell'oratorio, vabbè, mi occupo di più cose, però in modo particolare sono segretario dell'associazione Oratorio Don Bosco Tolentino, che è un'associazione, che è nata 4 anni fa. Ormai sulle ceneri del vecchio oratorio, qui c'erano i Salesiani, è un luogo storico del Tolentino, dove sono cresciute generazioni di tolentinati. Mi è stato chiesto di dire qualcosa sulla pastorale e l'oratorio. Io non sono tantissimi anni che mi occupo, che seguo i ragazzi, che dedico un po' di tempo ai ragazzi. Saranno grosso modo 7-8 anni. Fino a un certo punto della mia vita non, sinceramente proprio non me ne fregava niente dei ragazzi e pensavo a tutte altre cose. Dopo il Signore, grazie a Dio, mi ha donato un fatto molto concreto nella mia vita che riguarda mio figlio, un fatto di sofferenza. Per cui mi ha aperto un po' gli occhi su un mondo che io non conoscevo per niente, il mondo del disagio giovanile in genere, di tutta una serie di problematiche che interessano i ragazzi. Ho scoperto che esistono, non li conoscevo, tantissimi problemi, disturbi d'apprendimento, tante cose, tanta sofferenza che sta in tante famiglie. Purtroppo, io lo chiamo un mare silenzioso di sofferenza, perché tante famiglie questa sofferenza se la tengono per sé, non sanno neanche a chi chiedere aiuto. Io ringrazio veramente il Signore perché ci ha mandato degli angeli che ci hanno aiutato a capire come affrontarla questa sofferenza. E quindi ecco, oggi sto qui e il tempo che dedico qua ai ragazzi nelle varie cose è un modo per me per restituire un po' al Signore nei ragazzi quello che Lui mi ha dato a me personalmente, a mio figlio, alla nostra famiglia. Questo bene, è il preambolo. Riguardo al discorso della pastorale, io penso una cosa molto semplice, che penso che la Chiesa forse in questi ultimi decenni si è un po' complicata la vita, forse. Mi spiego. Sento parlare, no, di pastorale della famiglia, pastorale delle giovani coppie, pastorale dei giovani in ambito lavorativo. Ho sentito tante definizioni, no, abbinate al termine pastorale. Io quando sento questa parola mi viene in mente la figura del pastore, che è quello che si occupa di un gregge, cerca di guidare questo gregge. Il problema è che ci sono diversi modi per guidare un gregge. E qual è il modo giusto di guidarlo? Io penso che bisogna ritornare alla cosa centrale della nostra fede, che è il Vangelo, che è l'annuncio che ci è stato fatto a tutti quanti noi, che c'è una persona che si è fatta inchiodare su una croce per i nostri peccati, per la nostra debolezza, che ci ama così come siamo. Questa è una notizia bellissima. E quindi secondo me la pastorale in realtà è una, che è la pastorale del Vangelo. Della notizia che Dio ci ama tantissimo e bisogna andarglielo a dire, ragazzi. Mi si chiedeva tra le varie cose qual era un sogno che avevo l'oratorio. Io il sogno più grande che ho per l'oratorio è proprio questo, di vedere tante persone, tanta gente che hanno conosciuto Dio, hanno conosciuto Gesù nella loro vita e vengono qui all'oratorio a spendersi un po' per portare Gesù a tutti quelli che il Signore ci manda qui. Quindi ecco, questo è tutto quello che volevo dire. Vi ringrazio e vi saluto tutti di cuore. Un abbraccio a tutti.